puoi fare qui le prove? Sono presenti gli armati. Come te ti chiami, compagno? Renzo Lulli. Ascolta, Lulli, qui non è che si fa una banda in televisione, qui si fa resistenza. È il giugno del 1970, la città di Pisa è l'epicentro di lotta continua e tra i giovani dei movimenti studenteschi si diffonde la voce di un imminente golpe. Fascisti, scrittori, intellettuali, noi dobbiamo sopravvivere per raccontare chi si è salvato. Ma devo suonare con me o no? I più esposti temono di essere i primi della lista ad essere scovati dai militari e, nella migliore delle ipotesi, portati in prigione. Tra loro c'è Pino Masi, cantautore simbolo della resistenza e fondatore del Canzoniere Pisano, nonché autore della celebre ballata del Pinelli, che convince i suoi due compagni di suonate, Renzo Lulli e Fabio Gismondi, a scappare dall'Italia e rifugiarsi in Jugoslavia. Confondersi fra la gente comune. Confondersi, ma mi vedi, sembra un malato di mente. Poi dove vai, io? Il regista e scrittore Rohan Johnson, nato a Londra ma pisano doc e vicino ai movimenti studenteschi, trasforma in film una storia realmente accaduta nel 1970 a tre pisani, divenuti famosi per aver commesso quella che lui stesso ha definito una magnifica cavolata. Che si fa, si smette di suonare? I primi della lista è un'opera dal sapore documentaristico che però è a tutti gli effetti una commedia, a tratti sì surreale e grottesca, ma che ha dalla sua quel pizzico di cattiveria, di umorismo spontaneo e di originalità che raramente riusciamo a trovare in una pellicola italiana. Quello che non ho sono le tue pistole. A Pisa, continua a pigliarci per il culo preso? No.